La perifrastica passiva può anche avere la forma impersonale. Rivediamo l'appello finale che Cicerone rivolge a Cesare. In hoc tibi elaborandum est, rem publicam constitue. La forma impersonale è costituita dall'espressione elaborandum est. È impersonale perché non c'è soggetto e il gerundivo si trova al neutro singolare, elaborandum, con il verbo sum alla terza persona singolare, est. Est elaborandum equivale a bisogna sforzarsi, bisogna impegnarsi. Anche in questo caso chi deve sforzarsi, chi deve compiere questa azione si trova in dativo ed è il dativo d'agente, tibi. La traduzione letterale è la seguente: da parte tua, tibi, bisogna sforzarsi, bisogna impegnarsi in hoc, in questo. Per tradurre più agevolmente la perifrastica passiva nella forma impersonale, seguiamo questo procedimento. Il dativo d'agente diventa il soggetto della frase. Tibi va tradotto con tu. Con il soggetto italiano concordiamo il verbo dovere, nel tempo e nel modo della voce di sum della perifrastica. Est, tu devi. A esso faremo poi seguire l'infinito del verbo che in latino è posto al gerundivo, quindi impegnarti. Tradurremo quindi devi impegnarti.